verità è per me è un onore essere qui oggi e mi fa davvero piacere poter ospitare questa giornata, questa mattinata, questo convegno e soprattutto essere qui da Regione Lombardia a poter presentare anche questo nuovo volume che sarà di grande utilità per tutti noi. Quindi sono io a ringraziarvi perché è un percorso che stiamo facendo insieme ormai da tanti anni e che sta portando dei risultati, continui risultati, magari piccoli passi in un percorso che è sicuramente lungo ma che stanno indirizzando Regione Lombardia in modo corretto, in modo positivo, nel tentativo di dare sempre maggiori risposte alle donne che ogni anno si trovano ad affrontare queste patologie. Allora io però vorrei invece fare un attimo il punto su proprio il libro che oggi andiamo a presentare, questo volume che oggi andiamo a presentare, perché c'è un titolo che è abbastanza significativo: Senologia, diagnosi, terapia e gestione. Prima l'assessore ha elencato tutti quelli che sono stati negli anni gli interventi di Regione Lombardia, dall'ampliamento dello screening, alla costituzione delle breast unit, al contributo per l'acquisto delle parrucche. E allora contrastare il primo assieme vuol dire tutto questo, vuol dire partire dalla diagnosi, proseguire con la terapia e poi gestirla. Diagnosi non ci stancheremo mai di dirlo, prevenzione, screening, fasce di screening che vengono ampliate, esenzione dal pagamento di determinati ticket, e questo per noi è stato un grande successo e anche qui grazie ad Adele e all'Associazione Caos che sono di stimolo e di pungolo delle istituzioni per indirizzarne l'attività e orientarne l'attività. E allora in Regione Lombardia abbiamo un'esenzione dall'articolo 99 per le donne che hanno una mutazione genetica e che quindi hanno una più alta possibilità e probabilità di sviluppare un tumore al seno. Allora, tanta prevenzione, anche un recente ampliamento delle fasce di screening è sicuramente qualcosa di molto molto importante, essenziale per le donne, essenziale per contrastare questo male, essenziale anche per la Regione Lombardia, perché quando parliamo di prevenzione parliamo anche di costi della sanità, perché nel momento in cui si fa prevenzione, nel momento in cui si riesce ad intervenire tempestivamente, è chiaro che poi anche i costi per la sanità si riducono, oltre ad avere una maggiore efficienza, una maggiore incisività, una maggiore probabilità di successo, cosa che è indiscussa, è evidente che è un beneficio per tutti, compreso per le istituzioni, compreso per la sanità privata. Quindi tanta prevenzione per arrivare a una diagnosi efficace e precoce e il più possibile tempestiva. Una terapia che con le breast unit sta diventando dire sanitaria e produttivo, solo sanitaria no, perché nelle breast unit c'è tanto, ci sono delle equip eccezionali che riescono a prendere una donna in carico per tutte quelle che sono le molteplici sfaccettature che porta con sé purtroppo questa patologia, che se ne prendono cura dal punto di vista sanitario, terapeutico, ma anche psicologico, ma anche emotivo, e che quindi davvero possono garantire alla donna un sostegno a 360 gradi. E poi la gestione del durante, ma anche la gestione del dopo, e qui appunto le associazioni, i volontari, Adele, Caos, tanti volontari impegnati ogni giorno e che ci mettono tempo, passione, ai quali va tutto il nostro ringraziamento, fanno sicuramente la differenza. E poi anche noi con i nostri piccoli interventi, il contributo per l'acquisto delle parrucche, sono davvero magari piccole gocce che però mettono insieme il percorso, dalla diagnosi alla gestione, senza cercare di tralasciare nulla. Allora, le trasfusioni stanno sorte, stanno sorgendo, si stanno implementando, arricchendo sempre più di professionalità, di strumenti, di mezzi. Io in questo momento sono orgogliosa di quello che sta avvenendo in provincia di Varese, perché per quanto mi riguarda, tanto è partito da lei un po' di anni fa, e anche con la presentazione di questo libro oggi arriva da Varese, nasce da Varese, non me ne vogliono le altre province. Quindi credo che da allora tanto si è fatto, ma ancora sicuramente tanto c'è da fare. Io adesso non mi dilungo molto, perché credo che la presentazione di questo volume sia estremamente interessante. Vi dico solo una piccola cosa.
davvero utile per tutti. Io sto studiando adesso, sto leggendo adesso, perché mi accertavo che la professoressa Rovere, se fosse leggibile in più, può essere opportuno e utile per tutti, per ognuna di noi, perché ci sono tanti studenti